Io sono Giulia. Io sono Dario. E iniziamo questo primo episodio di questo podcast, di questa nuova avventura che abbiamo chiamato Generation Web, che ci piacerebbe condividere con voi e vediamo come va. Io sono Dario e faccio due lavori. Da una parte sono un recruiter, quindi mi occupo di selezione del personale, tutto quanto in remoto da Napoli per una società di consulenza di Milano, e sono anche molto molto attivo su LinkedIn, e dall'altra parte lavoro anche con una startup che si chiama ClassUp, che si occupa di formazione digitale. Quelli che sono i temi che principalmente affronto, in particolare su LinkedIn, sono legati sia alla comunicazione, al digitale, ma soprattutto all'innovazione, e ho come obiettivo, diciamo, personale quello di migliorare il tessuto socio-economico del mercato italiano, in particolare la cultura del digitale, che in Italia per certi versi è ancora molto arretrata. Io mi chiamo Giulia, lavoro nel web content, questa misteriosa professione del digital marketing, e sono fortemente appassionata alla grafica, alla creatività online, alla scrittura creativa, alla strategia del marketing. Il mio primo lavoro a 20 anni è stato proprio nel digital marketing, quindi possiamo dire che il mio percorso è iniziato sin da subito in questo ambito. E sono anch'io molto attiva su LinkedIn, e il mio obiettivo principale, motivo per il quale ho scelto anche di partecipare a questo podcast, è fondamentalmente di sviluppare, di aiutare a sviluppare un senso critico, quindi proprio di generare una discussione, delle riflessioni attorno alle tematiche legate al digital, che troppo spesso oggi purtroppo sono legate a quella che io chiamo fuffologia, quindi il parlare del tutto e il non parlare del niente, o comunque non parlare con un approccio critico di queste cose. Quindi sono molto appassionata anche al ragionamento critico che riguarda il digital marketing e il marketing in generale. Questo podcast che state sentendo in questo momento si chiama Generation Web. Perché Generation Web? Beh, abbiamo scelto di cavalcare un po' questa ondata degli inglesismi, e anche un po' in continuazione dei vari Generation X, Generation Z di cui sentiamo parlare, quindi il mondo dei millennial, il mondo della comunicazione digitale integrata per queste nuove generazioni. E abbiamo detto, chiamiamolo Generation Web perché racchiude tutte queste generazioni che hanno un elemento in comune, il web, internet, il modo in cui la rete influenza la vita di tutti. Esattamente, oggi si tende molto a fare mille distinzioni, Z, X, Y, ma in Italia poi si importano semplicemente questi inglesismi a caso dall'estero, ma non c'è una reale cognizione sui termini, e questo lo vediamo tanto anche proprio nel mercato del lavoro, dove effettivamente c'è una grossa confusione da parte delle aziende e strategie fatte a caso. Quindi il nostro scopo era proprio un poco alimentare anche una discussione su alcuni temi che noi andremo a vedere nel digitale, non perché noi abbiamo l'illusione di avere la lettura precisa di un fenomeno, ma perché alimentare la discussione è fondamentale per dare una visione delle cose e poter anche migliorare tutti quanti. Allora, il primo tema che vogliamo introdurre nel nostro podcast è questo nuovo progetto di Marco Montemagno, For Books. Perché ci ha interessato particolarmente questo tema? Perché un'idea consiste essenzialmente nel riassumere determinate tipologie di libri, di business in particolare, e crearne sia una versione riassunta in PDF sia una versione riassunta in audio, quindi una sorta di audiobook, una dispensa, chiamiamola con i termini più tecnici per chiunque ha fatto l'università, da dare alle persone che pagano, e quindi avere, diciamo, delle pillole di conoscenza sintetizzate più o meno in una ventina di minuti, quindi un lasso di tempo non troppo ampio, però nemmeno troppo sintetico. E questa è un'idea che particolarmente interessante, su cui io e Giulia ci siamo trovati a parlare in un caffè e abbiamo deciso di trattare come primo tema. Sì, diciamo che io sono, da un punto di vista di una persona che legge tantissimo, leggo tantissimi libri al mese, 3-4 libri, un po' per passione personale, ma un po' perché penso che la lettura sia uno strumento fondamentale per l'apprendimento. Quando ho scoperto di questa nuova creatura di Montemagno, per chi non lo conoscesse, è un grande imprenditore italiano che non vive in Italia, vive in Inghilterra, ma che è coinvolto in tantissimi progetti proprio di innovazione digitale, sì, novità nel mondo web e digital. Diciamo che io sono rimasta perplessa, perché io credo che, come dicevo, la lettura sia uno strumento essenziale per favorire l'apprendimento. Cioè oggi
proprio questa illusione della conoscenza passi spesso anche per un apprendimento esclusivamente digitale. Se non ti scontri col libro, difficilmente ti resta qualcosa. Ecco, io invece sono non contro questa iniziativa, ma in realtà molto curioso di andare a vedere come evolverà il mercato e come evolverà anche proprio l'iniziativa di Montemagno stesso. Sulla questione dei libri io sono tendenzialmente d'accordo, però c'è un ragionamento che io facevo proprio in questa nostra chiacchierata, un poco più ampia sinceramente. Qui non si mette in discussione l'importanza del libro come mezzo per veicolare informazioni. Quello per cui io ritengo questa iniziativa comunque interessante è legata a degli aspetti proprio di analisi che io ho fatto. Prima cosa il fatto che in Italia i libri che si leggono sono pochi. Cioè ci sono un'ottima percentuale, veramente ampissima percentuale di italiani che non legge i libri. Attualmente l'Istat pone questa cifra intorno al 60% della popolazione, più o meno quella è la cifra, quindi parliamo di un numero enorme di gente che non legge. Dall'altro punto di vista, la questione è che il libro per me, per come la vedo io, è un mezzo, non è un fine, è un modo di acquisire informazioni. Io sono convinto che con una soglia di attenzione nei giovani, ma in generale nelle persone d'oggi, molto più bassa, non siano manco più in grado tutti di assorbire informazioni leggendo da un libro. Però io mi domando, nel momento in cui tu hai appreso queste informazioni tramite il web, il digital, un audiobook, quel che vuoi, poi sei portato ad approfondire queste tematiche, cioè tu ti fermi a quel livello superficiale di conoscenza oppure lo approfondisci con altre fonti, con ricerche? Ma non è detto che tutti vadano ad approfondire, può essere sicuramente un punto di inizio, ma ammesso anche che uno non vada ad approfondire, tra una persona che non legge zero libri e una persona che almeno inizia ad approcciarsi a un approfondimento, per me già c'è un piccolo miglioramento. Nulla è sempre meno di qualcosa. Siamo d'accordo, assolutamente sono d'accordo sul fatto che comunque si debba introdurre l'argomento in qualche modo. Il mio timore è più che altro basato sulla manipolazione di queste informazioni. Quando tu non hai davanti a te una fonte di prima mano che tu leggi e tu interpreti come meglio credi, c'è sempre il rischio che qualcuno possa interpretare quella fonte in un modo diverso, più vicino al suo modo di vedere il mondo, quindi di fatto fornendoti un'informazione manipolata. Certo, ma questa è una problematica che non viene meno con il libro. Anche i saggi che scrivono saggi su autori precedenti o citazionismi a caso o libri di scarsa qualità impongono sempre un punto di vista personale. Non è che il libro è oggettivo in sé. Quello che però è la mia domanda per cui io sono interessato a questa iniziativa è il fatto di capire, esistono nuove tecnologie, nuovi mezzi, così come è stato il libro in passato, che possano facilitare i passaggi di conoscenza da un oggetto, quindi questa sul libro, fino a una persona. Beh, io penso esistano, vedi questo podcast che stiamo facendo in questo momento, è comunque un modo Ah, di assolutamente. sviluppare conoscenza, però ecco, Assolutamente. il mio timore è sempre lì, viviamo comunque in una società molto rapida, no? Comunque le informazioni cambiano continuamente, c'è sempre un'evoluzione, quindi io mi domando quanto poi una persona che legge un libro di business si rivende quell'idea, dice ok, io sono competente in questo argomento, semplicemente perché ha sentito un audio di 20 minuti su un libro di business. Il mio timore è questo, cioè riusciamo a far comprendere veramente alle persone che hanno bisogno di approfondire quell'argomento, che non bastano 20 minuti per avere una competenza, una conoscenza? Allora, questo è sicuramente un punto importante, anche se la lettura di un libro non cambia questa cosa, nel senso che non è che tu ti leggi un libro di 200 pagine sull'economia circolare e improvvisamente sei il re delle cooperative. Certo. Però il discorso di base è che secondo me nuovi mezzi di comunicazione, può essere l'audiobook, in questo caso un podcast, un video, la realtà virtuale, possono magari aiutare il processo di focalizzazione, quindi l'attenzione su quelle che sono informazioni da assorbire, cosa che un libro oggi, essendo molto statico come mezzo di comunicazione, magari oggi non riesce più a performare bene. Quello è un po' il ragionamento. Sì, questo, su questo sicuramente hanno una grande influenza anche alcune istituzioni come la scuola, no? Assolutamente, ma non solo la scuola, cioè il mondo sta evolvendo in questa direzione. Posso fare un esempio molto semplice, la RAI.
quando la RAI inizia a introdurre un canale con il cinema, con la realtà virtuale, capiamo che anche mamma RAI, tra virgolette, inizia ad avere quella direzione. Quindi i libri comunque devono evolvere e soprattutto bisognerebbe, secondo me, produrre meno libri ma di maggiore qualità. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi ho un altro tema che vorrei portare in realtà a far emergere in questa discussione. Ci sono vari studi che dimostrano che in realtà la lettura sia l'unico modo realmente efficace per apprendere, perché il cervello umano è impostato in questo modo, perché il nostro cervello è portato ad assorbire informazioni nel lungo periodo, parliamo comunque della memoria a lungo termine, tramite la lettura. Ok? Quindi io mi domando, nel corso del tempo, considerato che parliamo comunque di generazioni sempre più digitali, sempre più smart, la mente umana può cambiare a seguito di queste introduzioni, di queste nuove metodologie di apprendimento? Allora, diciamo che questo è un tema estremamente complesso. Sicuramente il cervello umano ha dei lati molto particolari, complessi che ancora non conosciamo. L'utilizzo di nuovi media influiscono molto sul cervello, anche perché il cervello non è un elemento completamente statico, ma evolve nei propri funzionamenti. Assolutamente, la plasticità si chiama mentale, Esattamente, già una persona, esempio, che ha avuto un figlio. Per esempio cambia, il cervello no? cambia, Certo. cambia alcune caratteristiche, alcune percezioni e così via. Però il ragionamento di base è che non è sempre facile andare a capire come evolverà la tecnologia. La questione che Certo. però io a questo punto pongo a te è, secondo te il libro in quanto tale potrebbe permanere accompagnato da altre tecnologie? Se sì, secondo te quali sono gli altri mezzi più utili? Secondo me sì, secondo me, ma in realtà è un po' quello che già vediamo nelle scuole, no? Vediamo comunque i tablet, l'introduzione dei tablet, comunque in modo molto più utile, nel senso non più mirato all'intrattenimento, ma sempre di più anche all'apprendimento. Adesso vediamo un mix, diciamo, di lavagne interattive, di tablet, di libri anche. Quindi secondo me sì, è un po' quella direzione in cui ci troviamo adesso. Quindi sicuramente nel futuro saremo sicuramente portati a vedere sempre più interazione tra questi metodi di apprendimento. E, è quasi uno scenario futuristico, no? Pensare soltanto che nel 2050 non leggeremo più libri. Mi domando quanto questo poi effettivamente possa essere realistico, quanto veramente accadrà, eliminare completamente un modo di apprendere che c'è sempre stato, diciamo, da superate le tavolette d'argilla, diciamo, Ad ecco. oggi, certo, questo è sicuramente un aspetto interessante, anche da capire poi l'evoluzione digitale del libro che è l'ebook, ha la stessa efficacia? Cioè questi sono comunque studi che già vengono fatti, eccetera, però noi avremo dei risultati effettivi dopo 20, 30 anni vengono introdutti e li vedremo sulle Assolutamente. generazioni. Bene, io direi che per oggi è tutto. E lasciamo anche a voi un po' il giudizio, siete liberissimi ovviamente di commentare sotto questo video, siamo molto contenti, non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti, il vostro pensiero su questa tematica. E sì, quindi ci sentiamo al prossimo episodio di Generation Web, non abbiamo ancora una cadenza fissata, vedremo anche un po' come va questo progetto, se vi piace l'idea, come viene raccolta, insomma. E quindi al prossimo episodio. Ciao!